Seconda puntata della sala di Cerione del Museo del Territorio Biellese per conoscere questo personaggio vissuto a Biella 2000 anni fa, Niger Fazlejus, di cui abbiamo letto il cippo, l'epigrafe funeraria. La fortuna ha fatto sì che gli archeologi potessero trovare sotto il cippo la sua tomba, scavata nella terra, in cui questo personaggio, Niger, probabilmente chiamato così perché era scuro di capelli, capostipite di una grande famiglia, sia stato seppellito, cioè i suoi cari avevano potuto collocare innanzitutto le sue ossa che sono state esaminate dopo essere state lavate e pulite, e hanno dichiarato che era un uomo su circa 45-50 anni, morto a quell'età. E le ossa erano contenute in questa holla, in questo grande contenitore che gli antichi usavano anche nella cucina per bollire, per cuocere gli alimenti. E il corpo di Niger Farsuleius era stato bruciato, cremato su una pira, le ossa raccolte, e poi in un secondo momento, dentro questa fossa, erano stati collocati altri oggetti, oggetti particolari, oggetti che per una piccola comunità agricola come quella di Cerione erano oggetti molto distintivi. Siamo in età Claudio, in un momento di espansione, ma era raro trovare nelle necropoli di Cerione, ma non soltanto in quelle biellesi, in tutto il Piemonte, un oggetto così bello. Si tratta di un'olpe in vetro viola, il particolare colore del viola indica la rarità di questo oggetto, forse prodotto nelle officine vetrarie del Canton Ticino, della Svizzera, arrivato fin qui e ritrovato intatto dagli archeologi. Quindi aveva questo pezzo particolare insieme a una ciotola molto più semplice in terracotta per consumare, per bere il vino. E accanto a questi oggetti legati alla tavola, alla mensa di Niger Farsuleius, Niger è stato seppellito buttando sulla pira funebre dei balsamari, probabilmente pieni di liquido profumato. Questo usava moltissimo fare per attenuare i miasmi di questa combustione. Ma altri balsamari, identici agli altri, sono stati aggiunti poi in un secondo momento, probabilmente pieni di profumo, dentro la tomba, perché Niger potesse profumarsi nell'aldilà. E ancora un pezzo molto importante. È un pezzo di ferro, si tratta di un rasoio triangolare di ferro che però vediamo, abbiamo visto essere stato contenuto dentro una scatoletta di legno. Lo sappiamo perché vicino al ferro si è mineralizzato il legno, che era legno di castagno, che è stato analizzato in laboratorio. Questi tipi di rasoi servivano sia per la barba, ma come anche mostrano altri personaggi, tra cui un discendente di Niger Farsuleius, Valerinus Farsuleius, servivano anche, associati agli stili, come raschiatoni nelle tavole cerate per scrivere. Quindi Niger Farsuleius, Rufus, Valerinus, Marcella avevano questo in comune, che sapevano leggere e scrivere.